Bravissimo. Questo è rimasto in campo in un momento così delicato, il rovescio lungolinea che oggi un pochino aveva zoppicato. Te si carica, altra grande prima. Beh, ha giocato due punti straordinari la Pennetta, sotto pressione, sotto 4-3 nel tiebreak, trova prima il rovescio e poi servizio dritto. Sbaglia di dritto Lara Zvanska. E allora sono tre i punti consecutivi per Flavia Pennetta, 6-4. È buono il passante. Si dispera la Pennetta perché aveva attaccato forse dalla parte sbagliata. Era sbagliata. La corta. Ci arriva. Brava. Ma a campo vuoto va a colpire Flavia Pennetta. Un grande tiebreak quello giocato dalla tennista brindisina. Guardate Oronzo scatenato. E dopo 52 minuti 7-6 Pennetta. Tiebreak vinto per 7 punti a 5. C'è e ha vinto meritatamente questo primo set con una Lara Zvanska che invece nel momento di chiudere è sicuramente mancata in termini di decisione e coraggio. Però qui Lara Zvanska si è inventata due volée niente male, la seconda sublime addirittura per far fare serve and volley alla Lara Zvanska. Molto bene in risposta e poi con lo smash, risposta molto aggressiva. Ci ha scelto di scendere a rete. Bella, molto bella questa soluzione stretta. E insomma, hanno corso molto anche in questo game, ma alla fine sono riuscite a chiudere senza andare vantaggi in questo game. Una Radvanska che ha aperto bene il secondo set. Perfetto, grande profondità su quel dritto incrociato, la Radvanska neanche ci prova ad andare su quello successivo. Che dal punto di vista mentale non mollare nulla. C'era quasi arrivata e comunque per l'ennesima volta anche la Radvanska, quel piede che ha messo male prima. La compressione che con scivolamento in precedenza. Questa è bella, 30-0. Appoggia 40-0. Ecco, una partita piuttosto divertente comunque, perché stanno cercando comunque di variare. Ah sì, esce dalla diagonale in maniera straordinaria Flavia con un rovescio lungolinea dei suoi. Risposta corta della Pennetta e quindi la Radvanska in avanzamento può giocare in dritto e chiudere anche questo game. Conduce 2-1, ha perso però il primo al tiebreak. Come è uscita la Radvanska da questo scambio, perché Flavia aveva giocato una palla con effetto a uscire e lei è riuscita a tenerla bassa e stretta. A giocare un cross stretto magnifico. Ancora molto bene da sinistra, prima era una prima vincente, adesso è un ace direttamente. Altro ace, due di fila e da 15-30, 40-30. 40-30. Direi che non poteva servire meglio in questo momento. Da 15-30, tre punti consecutivi, tutti grazie al servizio per Flavia Pennetta. Stava sempre molto di lavorare con rotazioni complesse, in particolare verso il dritto della polacca, che è uscita fuori con delle soluzioni vincenti importanti. Ora invece all'altezza del fianco sta cominciando a sbagliare molto di più.
Peccato, l'ha colpito male quel rovescio, aveva gestito lo scambio in maniera perfetta. Il passante poi chiede scusa a Flavia perché il nastro ha costretto di fatto la Radwanska ad arrivare a rete, ma senza una adeguata copertura della stessa. Tant'è vero che Flavia... due dritti piuttosto gravi sbagliati dalla pennetta in questo game. Allora la Radwanska nell'ultima edizione del Master di Istanbul nel 2013 non vinse neanche un set perché perse 2-7-0 da Kvitova, Serena e Kerber. Altro ace ancora della pennetta, 4 ace in tutta la partita di cui 3 negli ultimi due turni. Ha trovato la riga. Come la mamma, no. Colpisce male e esce di poco. Si va in vantaggio in questo game. Strepitoso, brava. Strepitoso, nonostante l'attacco fosse piuttosto profondo, quello giocato dalla Radwanska, la pennetta era già lì appostata. Siamo in una fase centrale del set, qui la polacca non può sbagliare nulla. Ah ragazzi, che pallonetto incrociato che si inventa la pennetta. Gli ultimi due punti sono da incorniciare. Risposta vincente, 0-30. Ancora un gran vincente, attenzione perché sta salendo in maniera importante il tennis della pennetta. 0-40, tre palle break importantissime. Appena ne ha avuto la possibilità ha fatto sentire subito la sua presenza a partire dalla risposta, per un definitivo. Eh sì, ce l'ha avuto il coraggio ed è stata anche molto precisa. Ormai scatenato Ronzo, applaude anche Capitan Barazzutti, break il primo di questo set per la pennetta 4-3. Spinta, passanti bassi, ne ha giocati di tanti tipi, ma poi soprattutto maggiormente decisa anche quando è il momento. Che difesa! Il rovescio della Radwanska, ma che difesa da parte di Flavia. Benissimo, rimette là ogni palla anche con, quando la Radwanska fa delle variazioni. No. Questo è veramente un nastro. E un servizio ancora migliore rispetto al precedente. Ci arriva. Ma bravissima, il campo è sguarnito, bravissima. Costruzione del punto perfetta, impeccabile, la pennetta si salva col servizio ma col suo grandissimo talento. Molto brava qui nell'aprirsi il campo col servizio la tennista di Cracovia. Oh, dove l'ha messa? Ci si è appoggiata. È ancora uno splendido passante. Adesso viene impallinata regolarmente da qualche minuto Agnieszka Radwanska. Implacabile la pennetta con quel fondamentale. Che dritto che si è inventata. Questo era un dritto che aveva giocato spesso nei primi game del match. Sì.
Una risposta vincente con il dritto. 40 pari. Altra risposta vincente, una pennetta scatenata in risposta. È la terza in questo game, ma soprattutto questa è la risposta che lei consegna il match point. Servizio. Vediamo se le batterà di nuovo al dritto. Eh sì. No. Due match point su tre se li ha giocati malissimo. Il primo è merito della Radvanska che ha servito bene, ma... E poi chiude col dritto la Radvanska che si procura la chance per il 4-5 ancora. Insomma, alla fine tiene la battuta. Bruciano almeno due dei tre match point che la pennetta ha avuto fino a questo momento, perché sul primo, come detto, serve bene la polacca, sugli altri due invece. Bravissima. Ha giocato questo punto con una calma olimpica, direi, la pennetta, perché la Radvanska 30-0. Ancora questo rovescio che è salito, è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi minuti. 40-0, altri tre match point, tutti insieme. E chiude ancora con il rovescio, una strepitosa Flavia Pennetta. Che vittoria! 7-6-6-4 ad Agnieszka Radvanska dopo un'ora e 40 minuti. Il Master ancora tutto da giocare per lei. Grande risultato in una stagione per lei già fantastica.